Partito, ecco, sì. No, sindaco, sì, volevo chiedere che ovviamente in queste immagini c'è molto anche della storia, del rapporto che ha tra, insomma, della sua presenza qui a Bologna. E le voglio chiedere come sta adesso Bologna rispetto a queste immagini, come la vede? È una mostra molto bella che documenta un processo che ha interessato tantissime città, tantissime nazioni, che è quello dell'arrivo e qualche volta del passaggio di persone che sono nate altrove e che vengono qui per lavorare e vivere con noi e pongono a tutte le amministrazioni, sia pure in epoche diverse, il tema dell'accoglienza e della creazione delle condizioni migliori perché possono restare quelli che hanno fatto questa scelta liberamente, nel rispetto delle leggi e delle convenzioni del territorio che li ospita, lì a lavorare, in questo caso con noi oppure in altri territori con le comunità che hanno scelto. La cosa molto bella è non soltanto questo spaccato di vita che le fotografie ripropongono, ma anche questo orgoglio delle loro identità, dove decidono di venire a lavorare e a vivere con noi, ma mantenendo giustamente il profilo della loro storia, della loro identità, anche personale, anche come famiglia. Le feste che sono riprodotte nelle fotografie, il matrimonio che sta qui alle nostre spalle, ne sono una delle esemplificazioni più belle. Io credo che una società multietnica debba avere questa capacità di offrire a tutte delle occasioni senza chiedere a nessuno di rinunciare alla sua identità, alla sua cultura, alla sua storia. Ma bisogna far vivere queste culture, queste storie insieme, perché le diversità sono un valore e non sono mai un problema. In questi anni ha preso delle decisioni coraggiose che sono state viste da entrambi i punti di vista, o positive o negative. E come intende, insomma, in qualche modo far sì che queste situazioni migliorino, insomma, nella città? Lo stesso festival è coraggioso, cioè il fatto che la città per la prima volta mette a nudo queste cose prima in Italia. Ecco, quindi è un passo oltre. È importante che la città abbia una memoria storica, che questa memoria sia rafforzata con la parola scritta, l'immagine. C'è un lavoro che verrà proseguito nel tempo futuro, ma che già qui ha dei punti di riferimento importanti. Nel Ferro Hotel, che qui si vede, tante persone vivevano in condizioni bestiali, non avevano né luce, né gas, né acqua. Sono stati aiutati a costruirsi una prima dimensione civile, a Villa Salus, ospitate per un periodo alcune breve, altre meno breve, ma comunque ospitate in condizioni dove i bisogni fondamentali erano risolti. Poi queste famiglie sono state ricollocate in case, vivono nel nostro territorio, non più insieme, ma ognuno per conto suo, e dunque sono approdate ad una condizione di normalità che certamente non avevano a Ferro Hotel. Il percorso non è stato semplice, non è stato indolore. È stato pieno di tensioni, ha provocato tante discussioni, ma quei bambini sono passati da condizioni di vita bestiali a condizioni di vita normali. Ecco, è importante che questo percorso venga consegnato alla città, faccia parte della nostra memoria e non, nulla sia occultato, nei momenti di difficoltà e ancor meno le conclusioni positive che sono state possibili. Perché molti hanno già dimenticato quali erano le condizioni bestiali del Ferro Hotel. Hanno dimenticato che avevamo preso l'impegno di utilizzare Villa Salus per un tempo temporaneo, per una fase temporanea, un tempo breve, così è stato. E vorrei che non dimenticassero che adesso molte di queste persone vivono serenamente in condizioni finalmente umane. Qualche decisione che si appresta a prendere lei prossimamente? No, nessuna. Completare la visita di questa bellissima mostra, ho chiesto agli organizzatori, che poi sono anche tra le persone che hanno gestito per l'amministrazione e con l'amministrazione una parte di questi problemi, di completare il lavoro bellissimo che hanno cominciato.